Fabio, purtroppo è andata male, è arrivata la prima sconfitta interna contro un Sassuolo che ha giocato bene, hanno avuto una bella organizzazione appunto di gioco, un bel possesso palla, però resta un po' l'amaro in bocca perché sembra quasi che questa partita l'abbia persa l'Empoli. Beh, sicuramente loro hanno giochicchiato, nel senso che come squadra sono una buona squadra, lo sapevamo, la classifica non rispecchia assolutamente i valori che loro hanno in campo, perché c'hanno giocatori di categoria che possono fare differenza. E detto questo, grandi occasioni loro non ne hanno avute, come magari oggi non ne abbiamo avuto tanto anche noi. Un pareggio sarebbe stato magari il risultato più giusto, però poi ci sono sempre le giocate dei singoli. Oggi è capitata una punizione per loro che Quadrini ha battuto magistralmente e là c'è stato poco da fare. Poi la partita direi che è stata abbastanza equilibrata, il primo tempo più Sassuolo, il secondo tempo molto Empoli anche di cuore, e niente, non siamo riusciti però a pareggiare questa partita, dispiace a tutti. Cercheremo di far meglio la prossima volta. Io ti dico da fuori, c'è la sensazione che quest'Empoli spesso non sia cattivo come invece dovrebbe essere, e lo si è visto perché dal 60esimo, quando abbiamo subito gol, insomma, l'Empoli è vero, non ha segnato, però ha messo in campo un'alta grinta, un'alta tempra. Sì, questo forse è un po' un nostro tra virgolette difetto, no? Nel senso che quando subiamo poi prontamente reagiamo e ci mettiamo quel pizzico di cattivare in più, cosa che invece nel primo tempo magari è mancata, perché la partita era abbastanza equilibrata, attaccavamo noi, attaccavano loro, e quindi ci siamo un po' adagiati e adattati al loro, magari al loro ritmo. Io dico così, ho vista da dentro, quindi magari da fuori c'è stata un'altra impressione, però poi alla fine l'importante è che comunque questo carattere esca, perché vuol dire che c'è alla fine. Se non uscisse oggi contro questa squadra magari avremmo anche potuto perdere con più scarto di gol, rimanendo in 10, invece si è visto un Empoli sempre combattivo, che lotta su ogni pallone, abbiamo cercato in tutte le maniere di far gol. Per me questa è una reazione importante, però sono d'accordo con te quando mi dici che magari sarebbe giusto metterle per tutti i 90 minuti, e ci alleneremo e cercheremo di farlo la prossima volta. Un Empoli che è stato anche un po' nervoso, un nervosismo forse frutto, figlio appunto di questa situazione, non riuscivate insomma a fare quello che volevate fare? Sì, diciamo più nel primo tempo che abbiamo avuto un po' di difficoltà nel trovarci, molti passaggi sbagliati, quindi c'è stato un po' di nervosismo per quello, quindi poi dopo le cose magari non venivano bene, poi sai, le partite spesso vanno molto per inerzia, qualche episodio a favore, una folata, un paio di folate a favore del Sassuolo e ci hanno un po' messo sotto, quindi sembrava che insomma avessimo fatto sta partita sottotono, ma il primo tempo il Sassuolo, a parte sembra l'occasione che ci ha avuto Noselli, che forse era fallo su Stovini, poi non è che abbia tirato. Ti confermo. Non è che abbia tirato in porta, quindi anche questo sta a dimostrare che comunque anche con la poca tra virgolette grinta non abbiamo subito e non ci siamo piegati a nessuna squadra che finora abbiamo incontrato, e tantomeno al Sassuolo. E niente, poi il secondo tempo si è visto un altro Empoli, perché non ci stavamo assolutamente a perdere davanti al pubblico di casa, e contro una squadra che sinceramente è brava, ma secondo me oggi non ha dimostrato di essere più brava di noi, ecco. Senza poi far troppa polemica, però insomma anche l'arbitro secondo me ogni tanto ci ha messo del suo per far innervosirci. Guarda, se parliamo degli arbitri, ognuno può dire la sua, è un continuo, io dico, tante volte bisogna pure aiutarli, io cerco sempre quando sto in campo di chiederle cordialmente spiegazioni senza urlare eccetera eccetera, perché anche loro sono in difficoltà su certe scelte che naturalmente non sono facili. Poi degli arbitri, guarda, ti dico, non voglio parlarne perché sennò si potrebbe aprire un dibattito infinito, quindi... Poi non ti conviene. Infatti, è meglio lasciar perdere. Senti, oggi il mister ti ha chiesto molto sacrificio, ti ha messo lì dietro Coralli, tu come ti sei trovato? Io mi sono trovato bene anche perché quello è il mio ruolo, quindi diciamo lo so fare penso discretamente. L'unica cosa che oggi magari abbiamo girato un po' troppo a largo e la porta l'ho vista poco... Sembra ho fatto solo un tiro su, cioè l'ultimo tiro su punizione, poi il resto sono riuscito a giocare pochi palloni, girato frontale alla porta, ho preso sempre palloni di schiena e i loro centrocampisti erano bravi ad accorciarmi, quindi spesso dovevo scaricare dietro, quindi è stata un po' una partita anomala, diciamo, però
Poi nel secondo tempo si è visto un paio di volte quando ho avuto spazio, campo, ecco, insomma, è venuta fuori la mia caratteristica, magari è quella di puntare l'uomo in velocità e mette qualche pallone interessante per gli attaccanti. E se poi quello del Sassuolo non ti abbraccia a un certo punto, vai via e parti, vai in porta. Lo so, io queste sono cose un po'. L'arbitro forse su queste cose non doveva essere così transigente, nel senso, molte volte ha lasciato correre senza ammonire. Non ha usato forse lo stesso metodo di giudizio, ho detto però sempre prendiamola con le molle questa dichiarazione, perché comunque sono cose soggettive. Però insomma rimane sempre rammarico per la partita, ecco, più che per l'arbitro, per l'occasione, insomma non volevamo perdere, era questo che ci interessava. Però io voglio tornare un attimo su di te, insomma stai facendo vedere delle cose molto interessanti, sei una delle più belle sorprese che quest'Empoli ci sta regalando. Ma io sono contento, anche perché io l'ho detto, sono venuto qua con entusiasmo e io ho detto sempre che sono tutti importanti, il mister lo sa, io penso che quest'anno ci ho avuto, fino adesso ci ho avuto il merito di lavorare sempre in silenzio, senza mai di una parola e magari al momento farmi trovare pronto, anche se comunque non sono contento tra virgolette della mia prestazione oggi, perché ho praticamente come tutti ho regalato un tempo al Sassuolo. E tu che voto ti daresti? No, voti vi lascio a voi, però sicuramente non ho dato tutto, quello sì, però non sono pienamente soddisfatto delle giocate, di come magari ho sbagliato troppi passaggi, quindi questa è un'autocritica che va fatta, però nel secondo tempo diciamo che ho recuperato e sono cambiato come tutta la squadra, ecco. Abbiamo fatto tanti complimenti a questo gruppo, adesso questo gruppo deve essere ancora più che mai coeso, perché insomma la gara di sabato a Bergamo non dico che diventa fondamentale, però sicuramente è molto importante. Sì, molto importante sicuramente, perché ormai penso che da che non perdiamo mai a due sconfitte di fila già ci siamo stufati, io personalmente, di lasciare punti in giro, soprattutto qua in casa. E fuori noi andiamo sicuramente col coltello fra i denti, questa dovrà essere una settimana che dovremmo più stare attenti all'aspetto mentale, all'aspetto caratteriale, alla cattiveria, per anche tralasciando magari qualche altra cosa sul campo, però a Bergamo ci vuole una prova d'orgoglio per dimostrare a chi sicuramente adesso si starà sperticando sui giornali con l'Empoli in fuoco di paglia, perché tanto lo sappiamo, si sa com'è, noi ce ne freghiamo, però ce ne freghiamo e pensiamo a noi, che intanto la classifica si è un po' accorciata, però noi siamo sempre là e l'importante è rimanerci e lottare come faremo sempre. Quindi andremo a Bergamo per dimostrare che l'Empoli non è già finito, ancora ce ne vuole. Grazie Flavio. Alessandro, piove sul bagnato dopo la sconfitta di Livorno, oggi si sperava in una reazione e c'è stata al 50%, la partita poi alla fine l'abbiamo persa su una palla inattiva. Sì, l'abbiamo persa per un episodio, però non abbiamo giocato il nostro solito calcio, non siamo riusciti a esprimerci, anche perché insomma il campo diciamo non ci ha favorito, però noi siamo entrati un po' scarichi sia mentalmente che fisicamente. Ecco, il campo sembrava non in perfette condizioni. No, da dentro era parecchio pesante come campo, facevi fatica soprattutto nei primi metri, perdevi brillantezza e noi sappiamo che giochiamo molto sulla velocità, sulla reattività e oggi non siamo riusciti a essere reattivi come al solito. Perché insomma secondo me la partita del Sassuolo sì, l'ha vinta, ma più che altro è stato l'Empoli che non è riuscito a chiuderla, soprattutto nei primi minuti. Sì, abbiamo avuto subito un'occasione con Nardini e non siamo riusciti a trovare il gol, però loro hanno fatto girare meglio di noi la palla e quindi siamo andati un po' in difficoltà. Anche se poi è vero che le occasioni più importanti le abbiamo avute noi. Dicevamo anche con i tuoi compagni, un Empoli che però ha tirato fuori la rabbia soltanto dopo aver subito il gol. Sì, siamo stati un po' troppo diciamo molli prima di subire il gol. Poi dopo subito il gol, poi dopo poco siamo rimasti anche in 10, abbiamo tirato un po' fuori un po' di cattiveria, infatti si è visto che potevamo alla fine anche pareggiarla questa partita. Una difesa che si è comportata comunque ancora bene, perché insomma l'attacco del Sassuolo era di primo ordine e insomma, per segnare hanno dovuto trovare una bella invenzione di Quadrini. Sì, ha fatto un bellissimo gol su punizione,
Diciamo però che siamo stati meno aggressivi del solito rispetto, abbiamo fatto un po' troppo giocare e quindi magari anche da noi difensori non riuscivamo a far ripartire molto velocemente la manovra. Adesso è importante insomma tornare a far bene, perché insomma la prossima gara è altrettanto difficile e mettere un altro risultato negativo sarebbe insomma deleterio. Sì, vabbè, noi comunque dobbiamo subito dimenticare e voltare pagina. Diciamo, come non ci esaltavamo quando vincevamo, andavamo bene, ora non dobbiamo troppo abbatterci, perché sa, nel calcio le sconfitte possono sempre succedere, è importante rialzarsi subito. Anche perché Alessandro, l'obiettivo rimane quello della salvezza anticipata, cioè non guardiamo poi troppo oltre, rischiamo poi di farci soltanto male. Sì, no, intanto raggiungiamo quell'obiettivo il prima possibile e poi stiamo a vedere. Grazie mille Alessandro.